Siamo in compagnia di Filippo Spadola, direttore del Museo della Fauna di Messina. In questi giorni, nell'ultima decina di giorni, abbiamo avuto notizia di una serie di spiaggiamenti di cetacei lungo le coste del nord della Sicilia, un fenomeno insolito, si potrebbe quasi parlare di spiaggiamenti di massa. Molte delle informazioni rese note su questo fenomeno pare siano state rese note da Greenpeace. Professore, cosa ci può dire lei sul tema, dato che sappiamo che sia lei e i suoi collaboratori che interessate costantemente di questo tipo di fenomeni? Bene, intanto grazie e buongiorno a tutti. Sì, effettivamente è un evento molto strano e molto particolare perché probabilmente possiamo parlare di spiaggiamento di massa. La specie spiaggiata è soltanto una, cioè il capodoglio che è presente nel nostro Mar Mediterraneo. E, diciamo, il primo spiaggiamento è avvenuto la settimana scorsa, venerdì scorso, a Cefalù. È una segnalazione che abbiamo fatto noi tramite la nostra rete di collaboratori. Quindi una rete che arriva fino a Cefalù, non si ferma soltanto al territorio messinese? No, noi abbiamo una rete in tutta la Sicilia perché collaboriamo con diversi enti, tra i quali anche il Museo di Storia Naturale di Comiso, con cui siamo gemellati, il Museo Doderlen di Palermo. Abbiamo una rete di collaboratori e di gente che lavora per lo stesso fine. Greenpeace fa un altro lavoro, che è il lavoro mediatico. Ben venga il lavoro mediatico, giusto precisare che nell'arco di questi spiaggiamenti, che non ho detto sono stati tre nel nord della Sicilia, uno nella zona di Cefalù, uno a Gioia Samarea vicino a Capo d'Orlando e l'altro a Palermo, nell'ordine Cefalù-Palermo-Gioia Samarea, gli enti intervenuti sono stati il Museo della Fauna e in particolar modo il dottor Carmelo Isgrò, che in prima persona è intervenuto in tutti e tre gli spiaggiamenti, l'IZS con i colleghi che si occupano appunto delle autopsie, del capire per quale motivo questi animali sono morti, il CERT di Padova che farà gli accertamenti sui campioni raccolti e un collega del Museo Doderlen. Quindi per chiarire, in sostanza i rilevamenti, la raccolta dei reperti sul posto è stata fatta da questa rete che lei sta descrivendo in questo momento? Sì, la rete, abbiamo dei compiti differenti, il museo in particolare si occupa di recuperare reperti e poi musealizzarli. Ovviamente lo scopo non è soltanto quello di musealizzare e preparare uno scheletro come è stato fatto per il capodoglio Siso a Milazzo, ma lo scopo è anche quello di sensibilizzare i giovani e non soltanto, ma anche quello di fare ricerca, perché ogni animale ha delle caratteristiche differenti dalle altre. A proposito di ricerca, pare di capire che ci siano diverse tesi sul perché questi animali si sono spiaggiati. Si è sentito parlare di plastica nello stomaco, ma pare di capire che appunto l'ipotesi reale possa essere anche diversa dalla plastica. Ci spiega meglio sì, questo concetto? Sì, allora, la plastica è uno dei problemi maggiori del nostro mare, su questo non c'è dubbio. Due animali su tre sui quali è stata fatta l'autopsia, su due animali è stata trovata plastica nello stomaco, uno in particolare aveva lo stomaco strapieno. Però questo non è del tutto, non può spiegare del tutto lo spiaggiamento di massa, quindi uno spiaggiamento di 5 animali, perché come dicevo in premessa 3 si sono spiaggiati al nord della Sicilia, altri 2 pare perché non abbiamo notizie certe, siano stati avvistati a largo delle isole Egati e a largo delle isole Olie. Quindi è possibile che ci siano stati 5 animali deceduti per questo motivo. Quindi ci sono sicuramente da fare altre ipotesi, una delle quali potrebbe essere quella di un'infezione possibilmente infettiva tra vari animali, quindi animali che sono infettati da questo virus, questi batteri, questi parassiti, non lo sappiamo, e improvvisamente si sono spiaggiati, da citare sempre che i cetacei, quando si spiaggia un cetaceo, spesso gli altri tendono a seguirlo, quindi è possibile anche che sia stato uno malato, due malati e gli altri l'hanno seguito, ma c'è anche... Senza quindi essere malati? Può succedere anche senza essere malati,
E questo ovviamente gli accertamenti verranno fatti dai campioni. C'è anche un'altra ipotesi, che rimane un'ipotesi fino a prova contraria, però nel passato ci sono segnalazioni simili, cioè spiaggiamenti da sonar militari. In questo stesso periodo, dalla fine di aprile fino ancora oggi, ci sono state due grosse esercitazioni militari, una nel Mar Ionio che è finita intorno ai primi di maggio e la seconda che è iniziata intorno al 10 maggio ed è ancora in corso. Sono delle esercitazioni militari pesantissime, con l'utilizzo di mezzi aerei, mezzi navali, mezzi di terra e anche con bombardamenti. Quindi non si può escludere che l'utilizzo di attrezzature militari possa aver interferito sui sistemi di comunicazione di questi animali e quindi aver creato anche questo uno spiaggiamento. Per parlare in termini più profani, come se l'esercitazione avesse confuso gli animali portandoli poi a spiaggiarsi. È una delle ipotesi. A parte la confusione, in letteratura sono segnalati delle lesioni anche a livello cerebrale dovute a questo problema. Agli strumenti che sì. Utilizzano la tecnologia del sonar, in esattamente, sostanza. Esattamente, sì. Concludendo, volevo precisare che il Museo della Fauna, anche in questa occasione, come lo è stato nel 2017 per il famoso capodoglio Siso, che verrà installato, è già montato, verrà installato e sistemato al Castello di Milazzo. Di cui già anticipo che seguiremo l'inaugurazione e la presentazione al pubblico molto volentieri. Sarete tra i primi invitati, ovviamente. L'altra cosa che volevo dire è che anche in questo caso uno dei tre scheletri di questi tre capodogli che abbiamo seguito noi è stato recuperato e anche questo verrà musealizzato. Non vi posso dire dove verrà montato, sarà una sorpresa, però nell'arco di qualche anno riusciremo anche a montare questo. Il montaggio di un animale, di uno scheletro, di un animale così grande non è soltanto legato a far vedere un'immagine particolare, ma è un'immagine importante che devono guardare i giovani, soprattutto i bambini piccoli, per capire e sensibilizzarsi al futuro. Noi abbiamo bisogno di una natura diversa da quella che c'è ora, abbiamo bisogno di un mare pulito, abbiamo bisogno senza dubbio di qualcosa che sostituisca la plastica. Questo è uno dei messaggi più importanti. Quindi anche al di là poi di quelle che saranno accertate come le cause di morte reali di questi capodogli, il tema della plastica resta comunque una priorità per quanto riguarda l'equilibrio della fauna e immagino anche della flora marina. Guardi, quello che posso dire io è che gli studi attuali parlano di microplastiche ed è veramente preoccupante sentire che queste microplastiche si trovano all'interno degli organismi viventi, nel senso che sono talmente piccole che possono infiltrarsi in qualunque parte del corpo di un animale. Immaginate, in mare ci sono animali filtratori, quando filtrano non filtrano soltanto sporcizia ma anche plastica, non filtrano soltanto cibo per loro ma anche plastica, proprio perché la plastica in mare si disgrega e diventa microplastica e questo è veramente un grossissimo problema e sarà uno dei problemi del prossimo futuro da risolvere. Grazie.